Mi ricordo questa mattina a Modena delle vittime dell'eccidio delle fonderie. Il 9 gennaio 1950 sei giovani operai persero la vita. E Modena questa mattina ha ricordato le vittime dell'eccidio delle fonderie. Il 9 gennaio 1950 sei giovani operai persero la vita sotto il fuoco della polizia durante una protesta per il diritto al lavoro. Una corona per non dimenticare, per non scordare che 74 anni fa si spegnevano Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti, sei operai delle ex fonderie morti per il fuoco della polizia davanti ai cancelli dell'azienda mentre protestavano contro licenziamenti decisi dalla direzione. Altri 200 lavoratori quel giorno rimasero feriti. Per non dimenticare questa tragedia conosciuta come l'eccidio delle fonderie, Modena ha commemorato i sei lavoratori al cippo dei caduti, insieme alle autorità, anche i familiari delle vittime. Tornare qui significa che capissi veramente l'enormità della cosa che ci è capitato e soprattutto mi viene sempre più in mente cioè, la sofferenza di mia madre ed anche mia. Cioè, sostanzialmente abbiamo vissuto sempre con la spada di Damocle del 9 gennaio 1950. Noi oggi siamo qua a gridare a gran voce che quei nomi non li dimenticheremo e soprattutto non dimenticheremo quella battaglia che è stata fatta, perché noi oggi possiamo dire di avere dei diritti e lo dobbiamo a loro. La morte dei sei giovani operai spronò nuove lotte, nuove consapevolezze e oggi di diritto al lavoro si continua a parlare. Certi diritti, la democrazia industriale non sono una cosa scontata, ma una cosa che va conquistata sul campo quotidianamente. Ancora oggi è necessario farlo, soprattutto alla luce dei nuovi lavori che emergono e quindi dei nuovi diritti, per non lasciare indietro nessuno. Di fronte a questi sei martiri, di fronte a tutto quello che è successo, ci interroghiamo se siamo all'altezza, no? Di questa eredità, di questo patrimonio, e stiamo facendo abbastanza per difendere un grande valore, che è quello della dignità umana, no? E io questo me lo chiedo, penso se lo chiedono tutti quelli che sono qui presenti, ed è lo slancio col quale vogliamo affrontare questo 2024. Di fatto la manovra finanziaria ha messo in difficoltà il mondo del lavoro, non l'ha agevolato. Non c'è un progetto industriale sul paese, tante realtà multinazionali stanno andando via dal nostro contesto, soprattutto anche quello modenese, quindi noi pensiamo che avremo di fronte, oltre all'autunno e l'inverno che a quanto pare è stato caldo, anche una primavera abbastanza delicata.